Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo episodio di Expeditions Conquistador. Allora, non mi ricordo più niente di cosa eravamo rimasti a fare allora. Ah, ok, c'era la tizia là che voleva andare nella tomba. No, ok. Quella della tomba Tlaxcalteca è lontanissimo. I Cairn, ok, li troveremo pian pianino. E dovevamo trovare la pattuglia azteca che riscuote le tasse. Che era qui nei dintorni, non sapevamo se per caso fosse sopra o sotto. Prima di andare a vedere. Quanto abbiamo esplorato sotto? Poco, ci sono dei luoghi di interesse in là. Allora, proviamo ad andare un pochettino in questa direzione a vedere che cosa succede. Ah, ops, dobbiamo uscire fuori qua perché sennò. Ci arrivo là, no? Col case. Allora, come siamo messi a razioni? Allora, un'unità di carne tutti ce l'hanno e ne possiamo conservare 3, ma lui ne fa 4. Conviene, ma sì, dai, conserviamole lo stesso. Il nostro sviluppatore cosa sta facendo? Sta costruendo qualcosa. Sta costruendo palle di cannone. Che ne abbiamo già 3, ci conviene farne altre? Non sappiamo quanto siano utili, no. Facciamo che inventi l'ascia, dai, finisci l'ascia. Poi ci rimane solo più il piccone. Ma siamo così avanti, abbiamo sviluppato poi tutto dal mondo. Dai, ci darà qualcos'altro di ricerca da fare, no? Ho ottenuto tutte le razioni e 10 unità di carne, non male, quindi. Ho 16 di erbe, ci sta. Oh, vediamo un attimo se troviamo. Ah, eccoli. Sono loro. Saranno loro di sicuro. Pattuglia azteca. La tua avanguardia torna sui suoi passi per avvertirti che hai incontrato la pattuglia azteca. Gli aztechi sembrano essere al corrente della vostra presenza. Stanno intercettando il vostro percorso. Possiamo fare una prova di tattica o una prova di esplorazione? Proviamo quella di esplorazione. Mandi alcuni uomini avanti per scoprire chi hai di fronte, ma torno senza informazioni utili. Ah, possiamo fare ancora la prova di tattica? Ok, ispeziona l'area. Il paesaggio è irregolare, privo di alberi, grosse rocce sporgono dal terreno. Identifichi l'area in cui la tua spedizione probabilmente si scontrerà con la pattuglia azteca in caso di battaglia. È un luogo perfetto per uno scontro ravvicinato, con un labirinto di sentieri tra le rocce che impediscono di avere una buona visuale in caso di attacchi a distanza. Ok. Chiediamo allora anche le opinioni della nostra spedizione. Caro Zaraga si schiarisce a voce. Io dico di evitarlo, un gruppo armato è sempre una minaccia, non importa con chi è schierato. Juan Ortega ridacchia con un'aria derisoria. Evidentemente sapevano già della nostra presenza. Io dico di attaccare. Forse sono abituati a vedere la gente fuggire ovunque vadano. Una reazione offensiva potrebbe coglierli di sorpresa. Da davanti Alberto Civeria alza la voce. Capitano, discutere non ci porterà da nessuna parte. Affrontiamo un nemico a testa alta e facciamola finita. Andiamo, perché non so se sono quelli che vogliono qua. Che noi secchiamo. Uccidi gli uomini che la compongono. No, per forza dobbiamo uccidere questi allora. Saranno loro 100 su 100. Niente, dai, andiamo in battaglia e vediamo un po' di cavarcela al meglio possibile. Non abbiamo altre cose, no, non mi pare. Se non altro siamo in una buona. Cioè dovremmo avere una buona posizione perché abbiamo fatto cosa di battaglia. Allora, ce ne sono due di là e quattro là sotto. Noi dove possiamo disporci? In questa piccola area. Allora, io direi che ci conviene forse lasciare di andare là dietro. Oppure lasciare qua sotto. Perché secondo me ci prenderanno da entrambi i lati, non riusciamo a muoverci così in fretta da riuscire
uscire da questa situazione. Però potremmo stare sulla difensiva. Perché loro correranno tantissimo. Oh, se io mettessi un soldato qua, un soldato qua e un soldato qua, e mettessi i tiratori qua in mezzo con il medico, dovrei riuscire a cavarmela bene. Allora, quanti soldati abbiamo? Abbiamo tre soldati, purtroppo. Cioè abbiamo un soldato e due soldati e un esploratore. Allora, tu mettiti... qua è buono, sì, teoricamente dovresti averne due qua al massimo. Perché qua poi dopo ne ha tre invece. No, questa forse è la situazione migliore. Di qua non si passano? No. Sì, lui copre qua e copre se passano di là. Poi, e questo è... Ah no, questo è l'esploratore, cavolo, no? Io qua vorrei il soldato, perché l'esploratore è meno tankoso, per cui lo terrei qua dietro dove dovrebbero arrivare meno. Allora, l'altro soldato qua veterano, che ha 110, però lui anche lui ha 110, sì, ce l'hanno tutti e due. Allora, tu medico stai qua dietro per ora, e voi dov'è che avrete più probabilmente linea di tiro in fretta? Sopra. Quindi per ora i due li metto sopra, perché qua prima che mi vengano a tiro devono fare tutto un bel giro, per cui i tiratori li metto qua. Ok, direi di iniziare. È il mio turno. Ok, allora direi questo lo metto qua in difensiva. Questi due qua che però non avranno linea di tiro molto probabilmente. No, infatti questo c'è la roccia. No, questo forse... Cioè, che cosa c'è? Un'altra roccia? Ah no, c'è il mio tipottino là davanti. Aspetta un attimo allora. Tu spostati un attimo per far sparare a lui. Ecco, se ce l'ha a tiro. 21%? È un niente. 5%. Proviamo quello del 5% per vedere il... Se prendiamo l'achievement. Mancato, no, infatti ti pareva. Questo è sempre senza visuale, vero? Se lo faccio avanzare qua... Vai. Niente. Tu torna indietro, benissimo. Tu vai qua, anche se probabilmente non sarà necessario che difendi questa zona, però. Stai avanzato, perché così in caso... Ah no, però consuma tutto se sta così avanzato. Ma stai qua, semplicemente. E tu stai qui dietro, medico, per ora. E vada. Ah, quelli hanno... Questo ha saltato il turno, cosa ho fatto? Ah no. Ah, fa l'attacco d'aria, brutta storia. Ah, non è grave. Ah, quello cerca di salire da sopra, ok. Cercano tutti di andare da sopra, però mi conviene che l'altro lo sposto verso l'alto. A visuale qua. No, perché c'è il tizio davanti. Copertura parziale, allora. Tu spostati un attimo qua, così che lui va qua. Tira questo. Dai, come hai fatto a mancarlo? Avevi l'80% di possibilità di pigliarlo. Ok. Uno è entrato, tu vai qua. Medico lo farei correre in su. Questo che sono messi peggio quelli là. E... Allora direi che con questo conviene che vado qua. Mando in difensiva quest'altro. Vadi. Sì, vi consumo tutto il, tutti i due movimenti, ma ci sta. E boh.
Ah, c'era uno sciamano qua, ok. No, me l'ha stordito, mannaggia. Ah, fa il giro. Stupido. Va a picchiarmi quell'altro. Allora, là sotto quel tizio dovrebbe ancora cavarsela bene, no? Tu fai che seccare questo. Benissimo. Poi spostati qua. Ah no, però gli altri non avranno mai tiro su quello, perché quello è nella nube di gas. Gli altri non sono a tiro manco per un corno. Tu riesci ad andare giù? No, per niente. Allora facciamo che... cura questo che è più vicino. E poi corri dall'altro lato per quanto ti è possibile. Questo è in difensiva, ma l'altro è messo male. Ho sbagliato a uscire qua. Adesso mi sono tutti addosso là. Mi sa che mi conviene far così e a girarli. E tu anche a questo punto non ha più senso che stai là. Va lì addosso. Tanto in un 1v1 dovremmo avere il vantaggio noi. Ah, tu se vai qua riesci poi a... secondo me non fa niente anche da là. No, copertura totale. Ah, stai qua per ora. Tu anche da qua non hai visibilità su nulla. Ah, c'è una copertura parziale. Possiamo rischiarcela. Vabbè. Meglio che niente. Adesso quello lo cura, va bene. Quello si sposta. Ah, guarda come fa il giro per prendere il medico. Mannaggia lui. Però aspetta, va che ti piglio. Medico, riesce ad arrivare a curare quel tipello? Perché non è messo poi così bene. Sì, ce la fa. Adesso rischio che si pigli l'attacco d'opportunità. Allora, ti picchia questo. Ok, poi voi avanzate qua e fate fuoco su questo. Sarebbe meglio tirare giù lo sciamano, ma... ah, cavolo, l'ha bloccato. Ma il fatto è che quello poi c'ha il tiro d'opportunità, quindi qualsiasi cosa faccio con lui mi becco delle brutte robe. Andiamo su questo, anche se probabilmente l'altro mi attaccherà. No, ok. Questo è messo moderatamente bene. Poi questi due, sempre che se ne va la nuvola di fumo, possono stare sempre di backup. Ah, quello va a prendere... cavolo, non è pinzato malissimo questo. Aia. Allora, tu prima cura lui che ha messo male. Allora, questo continua a picchiare come se non ci fosse noi, tanto dovremmo avere noi la meglio. Ah, vai su questo. Ok, è andato. Molto buono. Allora aspetta, tu attacca questo.
Tu avanzi? Sì, facciamolo avanzare qua. Ok, non è messo benissimo, però allora... Tu secca questo se riesci. Ok. Lo attacca? No, ottimo. Prossimo turno si è messi bene, allora... Questo è il prossimo KO, questo no però, questo forse... I miei dovrebbero sopravvivere tutti a questo turno. Stordito, va bene, ma non è un problema. Ah, guarda che si sposta e viene ad attaccarmi questo. No, invece. Aspetta però, andiamo con lui. Ok, perché con questi possiamo tirare giù l'altro magari, non ho idea. Ok, se va bene lo tiriamo giù. No, cavolo, è proprio detto se va bene, infatti non è andato bene un corno. Allora, andrei a curare l'altro più che altro, perché questo qua un turno ce lo resiste, cioè resiste ancora. Questo anche resiste un turno, però c'è l'altro addosso. Allora, facciamo questo ordirlo, così almeno ci prendiamo tempo. Tu puoi andare in qua, così almeno dopo sei pronto per curare l'altro. Tu hai sparato, tu hai sparato, tu muoverti, hai finito praticamente tutti i movimenti possibili. Quindi andiamo, allora questo attacca lui, ma lui resiste. Tu riesci a seccarlo? No? Diamine. Allora, ristabilisci lui. Ok. Tu ci arrivi, esploratore? Sì, benissimo. Ok, così allora, con questo forse ce la faccio. Però aspetta, proviamo a far avanzare prima questo. Eh no, questo non ci arriva mai nel mondo. Allora questo mandiamolo qua e gli spariamo dalla vicinata. Ah, poi questo è lo sciamano, allora dai. Tu riesci a spostarti? No, ha finito tutto quello che poteva fare. Corri qua che magari lo prendiamo da dietro, dai, in qualche modo. Spero solo che non mi attacchi lui, ma anche se mi attacca lui dovrebbe poi essere spacciato, ormai non può andare da nessuna parte, è andato, dai. Vai. Yes. Ok. Vittoria perfetta. Perché Echeverry ha perso l'equipaggiamento? Mannaggia lui. Con tutto quello che facciamo fatica per l'equipaggiamento. Allora, infatti non abbiamo neanche recuperato da loro. Abbiamo guadagnato, d'accordo, dell'olio, del cibo che non fa male, dei tesori. I due uomini si scontrano con la pattuglia azteca e ne escono vittoriosi. Rivistano rapidamente i tagliaveri dei nemici sconfitti e aggiungono il bottino ai tuoi carri. Hanno raccolto una quantità particolarmente consistente di oggetti preziosi, con una tale varietà di espressioni artistiche che sospetti siano stati rubati o prelevati come tasse da villaggi remoti. Recuperi inoltre diverse razioni e una borsa di erbe medicinali non trattate. Che non ha segnato qua, però. Obiettivo aggiornato, la fiducia di Papantla. Allora, andiamo da Papantla, perché... Come sospettavamo, adesso gli Aztechi ce l'avranno con noi, ma... Loro no. Il mercato di Papantla non è disponibile a commerciare con te. Ok, va bene. Mostra il nino che hai recuperato. Calliandra batte le mani e sorride calorosamente. Molte di queste cose le avevano riscosse come tributi. Potete tenerle come prova della nostra gratitudine, uomo bianco. Potete anche commerciare con la mia gente. Qual è il vostro nome? Mi chiamo Julius Mazzetes e sono il capitano di queste persone. Si inchina. Grazie per l'aiuto, Julius Mazzetes. Ok, quindi adesso possiamo parlare con Papantla.
Plante le pacifica come al solito, il mercato è ancora disponibile a commerciare con te. Calliandra non è disponibile, ma da lei non hai comunque bisogno di niente. Ok. Al mercato, vediamo un po' se riusciamo a ottenere qualcosa. Il mercato di Papantla non è enorme, a quanto pare dispone di un'ampia selezione di merci. Molti artigiani vendono i propri manufatti per le strade, ma sono cose che in genere non ti servono. Tra questi scorge alcune persone che vendono torce a buon prezzo e una famiglia di cacciatori che su richiesta realizza trappole con punte. Ok, ma non mi interessano né le torce né trappole con le punte. Vediamo un attimo che cosa invece ci può offrire. Allora, non vogliono tesori. Possono volere un po' di medicina, questo sì. Allora venderei un po' di medicina per equipaggiamento. Tanto possiamo farne. Possiamo craftarne poi. 19 medicina per 2 equipaggiamento, va bene. E questi proprio non ne volete, a quanto mi chiedi per. Dai, vada. Voglio fare un po' di scorta perché così almeno anche se ne perdiamo in giro. Ah, possiamo far salire di livello qualcuno. Me ne ero dimenticato. O forse possiamo solo adesso. Papero, chi è che ha perso? Echeverria aveva perso equipaggiamento, mi sa. Sì. Ok, e poi chi è l'altro cui stavamo buttando equipaggiamento a caso? Forse Irwenes? Sì. Ok, dai, così è quasi full anche Irwenes. Allora, sono passati 20 minuti, quindi direi che concludiamo facendo salire di livello qualcuno. Anacona forse è la più scarsa. Uomo d'arme, no, ok, uomo d'arme sono tutti uomo d'arme, tranne quelli che sono già saliti di livello a veterano. Chi è che buttiamo in equipaggio in lotta? Lui, Pintado, Lopez, Zarraga. No, Zaraga no, è il dotto, non l'abbiamo mai usato. L'esploratore, il soldato 1. Soldato 2, no. Allora, farei salire il secondo dottore, dal punto di vista bellico. Più che altro perché così almeno. Se dovessimo andare in battaglia abbiamo un altro che ha un pochettino più di potenza. Perché a livello 3 forse sblocca il cura. Non mi ricordo. Sì, resuscita. Sì, quindi ci può essere molto utile. Allora, mettiamo. Arma spada, attacco furtivo, buon paziente, coraggio sparo, costituzione. Evadi. Evadi potrebbe essere utile effettivamente. Opportunista, no, passo lungo. Ah, questo potrebbe anche essere utile quello di spostarsi di più. Mettiamogli che si sposta di un passo in più. Dov'è che era? Più in giù mi pare. Passo lungo. Vai. E potenziamogli la caccia a sto punto. Che male non fa. Ottimo. E direi che con questo possiamo salutarci qui. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, seguirmi anche sul canale Telegram, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti e buona giornata.